grazie di essere venuti. Non, di solito insomma non inizio con i ringraziamenti, ma in questa occasione ho piacere veramente di dire un grazie ad Alessandro e a Maria Sole perché mi hanno dato la possibilità di riunirvi in una mostra che è molto interessante, molto misurata ma preziosa. Siamo riusciti diciamo a riunire una ventina, 23 opere di Emilio Scanavino che ci danno la possibilità di ripercorrere un po' tutto il ciclo produttivo. E la cosa interessante, che peraltro è il motivo che mi ha fatto aderire anche molto rapidamente alla proposta di Alessandro, è che nella mostra riusciamo a ritrovare un po' tutti i codici linguistici dell'artista ligure. In mostra sono presenti delle tele appartenenti ai vari periodi, sono presenti delle carte, dei cartoni, delle ceramiche, una scultura, e in qualche modo, diciamo, pur appunto nella misura contenuta del lavoro presentato, lo stesso ci dà la possibilità effettivamente di analizzarne un po' le varie fasi. Uno dei maestri del Novecento italiano e ragionevolmente proprio forse l'unico artista ligure che ha lasciato velocemente un po', diciamo, l'area geografica natia per essere subito presente sulla ribalta nazionale e internazionale. Questo è, diciamo, tutto sommato uno degli elementi che ha anche portato Alessandro a volere questa mostra in galleria, è sicuramente una mostra di prestigio ed è un contributo che vogliamo dare, anche se effettivamente Scanavino è a tutti gli effetti un maestro, una bibliografia ricchissima, quindi sicuramente lungi da me il voler dare un contributo di originalità all'interpretazione del lavoro. Se avrete poi il piacere di leggere il testo che è pubblicato sul bellissimo catalogo, che per questo devo ringraziare Maria Sole, è stata molto brava. Ho cercato di dare semplicemente le ragioni per le quali mi sembrava interessante la mostra. Sicuramente l'autore, io ho già detto sostanzialmente il fatto di riuscire a rileggere buona parte del suo codice linguistico, il fatto di appartenere ad una terra che per Scanavino è stata importante. Scanavino ha dialogato molto con il territorio, con la natura ligure e soprattutto ha avuto anche un'incidenza, direi, sociale, social-culturale importante, perché da un certo punto della sua vita in poi si è riunito nell'entroterra ligure e ha riunito intorno a sé una collettività di artisti, di intellettuali, è diventato un po' un polo culturale, lui era di fatto l'animatore e quindi ha anche lasciato un'eredità importante a colleghi, amici, ha creato un tessuto culturale importante. L'ultimo elemento è la presenza appunto dell'espressione plastica, che è sicuramente molto meno indagata del linguaggio pittorico. Scanavino ha partecipato molto ad un periodo importante della ceramica ligure, ha avuto la possibilità di confrontarsi con maestri quali Lucio Fontana e maestri internazionali, da Jorn, Lam, e sicuramente ha dato ancora una volta un contributo proattivo.